Ciao a tutti ragazzi, eccoci qua per questo nuovo video. Oggi siamo qua con un breve unboxing e intanto vi racconto un paio di cose. Come vedete qua c'è un casco, diciamo che non è nuovo, però è semi nuovo, l'ho diciamo ritirato dal mio collega e che lo voleva dar via perché cambiava moto e ha voluto cambiare casco, quindi gliel'ho preso io e diciamo che andrò a utilizzarlo, diciamo, ogni tanto magari per cambiare anche la tipologia di inquadratura. Infatti qua dentro c'è qualcosa che userò sul casco, anzi tutte e due userò su questo casco. Vi farò vedere quello che andrò a metterci su. Quindi apriamo il pacchettino. Quindi, come vi dicevo, volevo diciamo cambiare ogni tanto inquadratura e magari quando vado a utilizzare un casco diverso, appunto, cambiare un po' l'inquadratura non è mai male. E ho preso questo attacco per action cam da mettere qua davanti. Adesso andrò a provare a installarlo, dovrebbe essere abbastanza semplice. Infatti qua ci sono due clip da aprire. Ci sono due clip, ecco, così è aperto. Quindi si va a installare qua dove c'è la presa d'aria, però vabbè, sì, possiamo anche fare a meno della presa d'aria. Ok, vado a estrarre questo per forza dal casco perché sennò diciamo che diventa un po' complicata la situation. Però non si dovrebbe mettere così, secondo me. Ok, ragazzi, dovrebbe anche chiudersi. Diciamo che un attacco così ha qualche problematica, a mio avviso, però vabbè, per il poco che lo userò, comunque penso che andrà più che bene. Quindi vi dico già le problematiche. Con i fili che con i nastri che passano dal casco, uno, ho dovuto levare questo perché sennò si schiacciava troppo, e due, diciamo che poi la visiera non si chiude completamente, quindi magari un po' d'aria passerà, e tre, la presa d'aria qua davanti diventa poi quasi impossibile, anzi, si riesce a muovere, ma diventa un po' complicato, però vabbè, comunque lo userò poco questo casco, quindi. E un altro prodottino che ho preso per questo casco, visto che magari quando lo userò non ne voglio, diciamo, restare sprovvisto, ma almeno volevo spendere un po' poco, ho preso, diciamo, degli auricolari Bluetooth da moto. Chiamarlo interfono e dire tanto perché non fa tutte le funzioni dell'interfono, ma per le chiamate risponde, riesce a rispondere al telefono, quindi almeno questo giustamente è da collegare con Bluetooth al nostro cellulare, e è un prodotto tra i più economici. L'ho pagato 18 euro circa. Ed è questo. Nella confezione c'è, ecco, c'è, diciamo, il nostro interfono con le cuffie integrate, c'è tutto integrato. Diciamo che il microfono fa anche da ricevitore, trasmittente, tutto. E poi c'è il cavo per la ricarica, cavetto USB, con cui si andrà a ricaricare appunto il telefono. Sulle cuffie c'è presente il velcro per andare appunto ad attaccarlo poi al casco. Quindi andiamo subito ad attaccarlo al casco. Ok, comunque vabbè, vi faccio saltare questo pezzo e vado a montarlo. Ok ragazzi, montaggio fatto, è come montare un normalissimo interfono. Dopo il microfono
vedete, è alla lunghezza giusta per sbucare qua davanti e vedete che qua poi c'è il nostro incastro, diciamo, per la ricarica. Andremo comunque a provarlo, a testarlo e vi farò sapere un po' come mi trovo, però comunque a questo prezzo non si trova niente del genere, quindi andremo comunque a provarlo, a vedere se almeno per le telefonate magari col navigatore può andare bene. Vi farò appunto sapere appena lo provo. Intanto comunque vi lascio il link se volete andare a vedere di cosa si tratta. Poi novità ragazzi, martedì, voi vedrete questo video domenica, martedì porterò la moto finalmente diciamo, da sospensionista, dal meccanico che si occuperà delle forcelle e quindi penso che a breve uscirà anche un video su quello che è stato fatto alla moto e se comunque quello che spero io, il problema che avete visto in un vecchio video alla Tracer verrà risolto. Io spero di sì, comunque restate connessi perché appunto uscirà questo video di quello che farò, dell'intervento diciamo che sarà fatto alla moto. E in più usciranno i vari test che farò con l'inquadratura nuova, l'auricolare davvero economicissimo da casco. E niente ragazzi, comunque restate connessi al canale perché anche a breve usciranno finalmente i giri, visto che almeno nella regione si potrà girare. Aspettiamo che arrivi l'estate e aspettiamo di avere notizie buone per poter appunto girare in moto quest'estate e fare dei bei viaggi. Quindi questo è un augurio che faccio a me, ma che faccio soprattutto a tutti voi che guardate il canale. Quindi ragazzi, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e alla prossima, ciao ciao!